Buongiorno. Buongiorno. Vorrei partire dall'ultimo libro, Sacro Minore, un libro che sta avendo un grande successo anche grazie al tuo instancabile girare per l'Italia a presentarlo davanti a un pubblico sempre entusiasta. E a partire da questo testo vorrei proprio parlare del rapporto fra scrittura, ovviamente la tua scrittura, e l'immagine. Allora, a me sembra, poi magari aspetta ad altri dirlo, a me sembra di scrivere per immagini più che per concetti, proprio come un atteggiamento. Poi di fatto anche quando guardo il mondo, come se io andassi in cerca sempre di immagini, di cose da pescare, no? Dai. E quindi quando scrivo probabilmente ho lo stesso meccanismo. Probabilmente per me la fotografia, il guardare viene ancora prima dello scrivere. Cioè come se fossi un fotografo non praticante che in realtà può fare lo scrittore. Potrebbe essere anche così, ma non lo so. Insomma. Però di fatto, se uno legge le mie pagine, almeno quelle migliori, più che pensieri, una catena di ragionamenti, c'è una serie di immagini. Quindi proprio... perché appunto ogni scrittore ha una sua trama, un suo modo di portare le parole. E la mia essenzialmente, cioè c'è un soffio visivo che alimenta un po' la mia scrittura e anche credo la mia vita, come se io cercassi di guardare delle piccole rivelazioni su me stesso, sul mondo, e anche quando scrivo è come se io guardassi il paesaggio interiore e scrivendo spero che affiori qualche immagine, appunto, e poi sono il primo a stupirmi. C'è un pozzo, c'è un cane, c'è una candela che hai prodotto tu con la scrittura, no? Invece in qualche modo il fotografo va a prendere delle cose che già ci sono, no? Nel mondo esterno. Però ecco, assolutamente credo sia un rapporto molto stretto nel mio caso, scrittura e immagine, quasi come se fossero due facce della... il naso di Möbius, interno ed esterno, non si distinguono, non si capisce se viene prima la scrittura, l'immagine, viceversa, che cosa è interno, che cosa è esterno. Quindi sì, è centrale il mio lavoro. Io ho conosciuto il tuo lavoro nel 2014 con un libro per me straordinario che è Vento Forte tra Lacedonia e Candela. In quegli anni stavo girando l'Italia per fotografare i paesi abbandonati. E quel libro è stato fondamentale perché mi ha dato anche una modalità, un'indicazione su come guardare, su come entrare nei luoghi. Allora volevo chiederti se secondo te esiste un modo di fotografare i luoghi senza, diciamo, rispettando la loro intimità, quindi diciamo un modo di fare paesologia attraverso la fotografia. Perché questo è un argomento, no, importante, cioè come posso fotografare un luogo, celebrarlo senza però renderlo poi qualcos'altro, sì, trasformarlo. Certo. Ma anche senza semplicemente, se tu fotografi un vecchio su una panchina, ai tuoi occhi quell'immagine è bella perché magari dà l'idea di come quel paese, di che atmosfera c'è. E magari la figlia può pensare che hai fatto vedere suo padre vecchio, e dice, è sempre il confine molto mobile tra diciamo così, l'omaggio e la lesione, no? Quindi questa è una cosa che poi si decide di volta in volta, però è un problema vero questo qui, nel senso che poi io ogni volta mi dico, ma io che diritto ho di dire che questi sono così, hanno pure fatti loro, no? D'altra parte c'è il desiderio di testimoniare quello che vedi, no? Cioè vai in un posto, vedi delle cose strane, se quell'immagine, no, è potente, suggestiva. Quindi direi che non è un problema che si può decidere con una legge o con, ma anche nemmeno con una tua regola interna, la regola cambia di volta in volta. Io nel tempo sono diventato, se posso dire la mia esperienza, sono diventato un po' più rispettoso, cioè prima pur di scrivere una cosa facevo dire alle persone, magari mettevo, cioè raccontavo delle cose che adesso per pudore tendo a non raccontare, a
anche per esempio la desolazione, appunto, che ho raccontato in quel libro, anche perché è cambiato nel frattempo l'atteggiamento delle persone. Magari c'è stato un tempo in cui tu raccontavi la loro vita e va bene così, adesso invece tutti vogliono essere celebrati, per cui tu vai in un paese e dici che c'è desolazione e sembra che hai fatto un reato quasi, no? Quindi c'è proprio anche come le persone, perché il problema è come le persone guardano i luoghi, che questo è un punto cruciale, oltre che come lo guardiamo noi, perché un luogo non è una cosa inerte, un luogo è un testo che qualcuno ha scritto e che qualcuno legge, il fotografo, lo scrittore, ma anche l'abitante, lo puoi leggere bene e lo puoi leggere male, lo puoi leggere in chiave di denuncia forzata, in chiave di compiacimento. E questa non è una cosa da niente, cioè perché se tu non leggi bene un luogo, se tu un luogo è un lampadario e lo scambi per una carriola, farai delle politiche per una carriola laddove invece dovresti fare delle politiche per un lampadario. E il fotografo, lo scrittore possono pure sbagliare sguardo, ma pensiamo alle classi dirigenti di un territorio che spesso secondo me non sanno leggere i luoghi che governano. In quel caso il danno è enorme, perché tu orienti, capito, le politiche economiche, culturali di quel territorio senza averlo visto bene. Quindi alla fine gli errori o anche i violcranci che può fare un fotografo, nel senso una qualche forma di invadenza che ci può essere anche da parte dello scrittore, è secondo me in gran parte innocente rispetto invece al danno che fa una lettura sbagliata dei luoghi da parte della politica. Tu per esempio vedi un paese tipo negli anni 60 e dici: questo è un paese miserabile, abbandonato, povero, che dobbiamo fare le palazzine. Ed è perché dobbiamo sembrare moderni. Ed ecco che negli anni 70 spuntano le palazzine che magari poi tanti fotografi hanno raccontato, no? E che adesso ci sembra un orrore. Perché è successo questo? Perché si vogliono arricchire quelli che vedevano lì le mattonelle? Non solo. Cioè io credo che la cultura sia più importante per certi aspetti dell'economia. Cioè non è che c'era un disegno perverso della Democrazia Cristiana di rovinare l'Italia. C'era secondo me una cattiva qualità della lettura dei luoghi. Ho fatto l'esempio in quel caso della modernizzazione, ma pensiamo per esempio a, lo diceva anche una mia amica qualche giorno fa, Serena Iovino, questa cosa io non la sapevo, lei diceva che a Pompei, quando c'è stata l'eruzione del Vesuvio, erano sorpresi, sono stati colti di sorpresa dalla morte, perché per loro quella era una montagna, non era un vulcano. Quindi c'era lì, alla base di quella tragedia, una cattiva lettura del luogo. Cioè, stavano in un posto tranquilli pensando di stare sotto una montagna. E quindi quell'esempio potrebbe valere anche per quello che è accaduto in Romagna, con i fiumi e quant'altro. Cioè, le persone dovrebbero essere addestrate a leggere i luoghi, non solo i fotografi, gli scrittori. In ogni salotto ci dovrebbe essere la cartina del territorio. Tu devi sapere che fiumi ci sono intorno a casa tua, che montagne, che colline, che piante, che animali, che venti soffiano prevalentemente. In poche parole la geografia. Quindi siamo partiti da questo atteggiamento appunto di non invadere. E quindi e più sai, secondo me, e più hai il piede leggero e più sei meno invasivo. In realtà se vai in un posto come uno sbandato è facile che produci cattiva immagine, cattiva scrittura e anche spesso lesiva, no? Delle persone, dei luoghi di cui parli. Quindi invece essere un profondo conoscitore dei luoghi, secondo me, ti porta anche una dolcezza alla